Gesti, anzi soprattutto di gesti, non esiste l'amore ma esistono prove d'amore, qualcuno ha scritto. Ecco, alle 3 stanotte, svegliatevi appunto e poi andate davanti allo specchio e guardatevi. Il volto delle 3 di notte è un volto difficile da capire. Non è più il vostro volto, è un altro volto. Guardate, guardate quel volto delle 3 di notte. Puntate la sveglia, fatelo per me. Tutti questi anni vi ho dato qualcosa. Andate davanti allo specchio e guardate per un bel po' di tempo. Non dico un'ora, per carità, ma insomma, anche un 10 minuti, guardate il vostro volto delle 3, che poi diventa il volto delle 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 10, e poi ritornate a letto. Perché vi dico di fare questo? È importante conoscere il proprio volto, che comunque resta inafferrabile. Il volto delle 3 di notte. È una cosa spettacolare. È l'ignoto addosso. Avete l'ignoto
addosso, e siete voi quell'ignoto lì, ed è meraviglioso. E il giorno dopo ci si sveglia con una persona in più dentro di sé, e quella persona in più siete voi, cioè quel volto che avete visto alle 3. Potete puntare anche la sveglia alle 4, o alle 5, ma secondo me le 3 di notte. Il volto delle 3 è quello più enigmatico. Non chiedetemi perché. Non chiedetemelo. Ci sono un fracco di persone che vivono senza conoscere il proprio volto delle 3. È incredibile. Così, boom, sepolti, così, sepolti. Senza mai incontrare se stessi. L'ignoto che si è, che si incarna. Questo stupido automatismo esistenziale, porca troia, così efficace, così micidiale, ci priva di noi stessi. Questo micidiale automatismo esistenziale ci priva di noi stessi. Ora inventerò una canzone per voi. Però mi ci vuole una specie di microfono. Aspettate un attimo. Ecco il mio microfono, praticamente è una pompa, vedete? Una pompa. Gonfiare la mia bicicletta. A me piacciono molto le pompe. Allora, sì, inventerò una canzone per voi. Ricky Farina. Invenzione sul momento. Ti ricordi, amore mio, di quanto eravamo belli? Di quanto eravamo belli, ti ricordi? 2 secondi fa, 2 secondi fa. È finita. Adesso ne invento un altro. Ci sono delle volte in cui mi sento solo insieme a te. Ed è allora che mi sbottono i pantaloni. E ritrovo la parte più vera di noi. Anche questa è finita, si intitolava La parte più vera di noi. Voglio inventarne 3 per voi, 3 canzoni inventate per voi. La mattina mi sveglio con un tatuaggio invisibile in fronte. Tu mi dirai che cos'è quel tatuaggio. E io ti dico come fai a vederlo se è invisibile. E tu mi rispondi, io lo vedo con gli occhi dell'amore. E allora io ti dico, ti dico, ti dico, ti dico, ti dico. Questo tatuaggio invisibile che ho sulla fronte sei tu. Ho inventato 3 canzoni per voi. Vi ho detto del viso delle 3. Che cazzo volete di più? Ma porca puttana, e poi le persone dicono che io non lavoro. Ma questo è un lavoro, ogni giorno cerco di inventarmi qualcosa per farvi passare un po' di tempo, brutta. C'è gente che dice Ricky non lavora, ma andate a fanca pazza, cazza, scazzi. Cioè, voglio dire,
sono una persona gentilissima, invento le cose per voi, adesso basta però, tutto gratis. Scacchinza. Scruzzapa. Ieri ho iniziato l'amore a Milano. E così, ieri ho iniziato, è un film che andrà avanti per un mese. Mi piace questa idea perché io di solito faccio film così, pronti e via. Li monto il giorno stesso. Invece questo, diciamo, richiederà un po' più di sacrificio ogni giorno, cioè comunque un mese di riprese. Ieri ho iniziato così casualmente perché ho incontrato una coppia al quale avevo fatto un ritratto casuale 10 anni fa, pensate, dopo 10 anni ci siamo ritrovati, Riccardo, mi hanno riconosciuto dal Panama, eravamo in pizzeria qua in via Stendhal. E dato che lei, Milena, la lei della coppia, è molto 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 vitale, molto vitale, ti trasmette una bella energia, allora mi è venuta voglia di iniziare questo documentario sull'amore, l'amore a Milano, per il quale il mio collega amico mi darà 2000 euro, a meno che non abbia cambiato idea. Io lo faccio comunque. Mi è arrivato un messaggio, anzi no, 11 che non ho letto. Mio fratello che mi scrive una massima di Chamfort. L'unica cosa che impedisce a Dio di mandare un secondo diluvio è che il primo è stato inutile. Nicolas de Chamfort. E così ci salutiamo con... Oh Dio mio, un mio amico si è sposato. E vabbè. Auguri.